dimenticato un pezzo di parola, volevo dire proprio Porto di Genova. Vi ricordiamo di fare indossare i braccioli ai bambini, gli unicorni ai cretini, signore e signori. Bentornati da noi in un nuovo video di Flight Simulator 2020. Mi stava venendo un pochettino il quasimolo, ma mi sono subito ripreso quando cominciano. Se anche voi andate in giro per casa ogni tanto a fare signore e signori, sparare due stronzate, fatevi curare. E soprattutto lasciate un like al video, perché siamo tornati a volare, cioè non ancora. Ma ci eravamo promessi, cari amici, un video in cui avremmo abbinato Quasimolo di rotto e gli aerei della Malavia Airlines all'acqua. E oggi inaugureremo il nuovo reparto di traghetti, però sempre Malavia Airlines, quindi sempre fatti con gli aerei per ridurre le spese. Tra l'altro, ragazzi, non so se lo sapete, ma al di là di tutte le stronzate che potremo fare e sicuramente faremo con gli aerei, c'è per la verità un aereo, almeno uno, magari ce n'è anche più di uno, Icon A5. Questo aeroplanino è un ibrido, è sia volatile che è navigabile. Tecnicamente possiamo anche iniziare facendo finta che tutto sia normale. Tra l'altro vediamo se ha... In effetti vedete che ha un pochettino la parte sotto un po' da scafo, eh? Sì, ci sono delle livree, per la verità. Beh, ne prendiamo uno sgargiante, quindi subito per farci notare dalle varie autorità portuali che purtroppo ci avvisteranno. Vediamo come funziona questo aeroplanino. Io andrei da qualche parte che non abbiamo mai visto. Verona, che ne dite di Verona? Dove cazzo è? Verona è una bella città, ma non per offendere tutti gli altri. Semplicemente avendoci vissuto 10 anni, probabilmente questo è il lago di Garda, vedete, aveva la forma di pisello così. Avendoci vissuto a Verona, la conosco, quindi probabilmente mi viene meglio fare il coglione. Ecco, sapete perché mi piacerebbe fare un giretto a Verona? Tra l'altro, ragazzi, c'è l'aeroporto anche di Bosco Mantico, io me lo ricordo, sapete perché? Quando ero piccolino, avevo 10 anni, era il 99 proprio, in questo aeroporto di Bosco Mantico ho assistito a un'esibizione aerea stupenda in cui c'erano tornado, aerei strani, c'erano anche le frecce tricolori, e in quell'occasione riuscii... Anzi, aspetta. Guarda qua. Che figata. Vedete questo? Frecce tricolori 1999 con, vabbè, un po' di robe dentro, ma tutti i nomi dei piloti del tempo, ed è autografato dall'allora, penso non sia più lo stesso perché sono passati 21 anni, comandante della flotta acrobatica italiana. E io veramente mi emozionai tantissimo, è una figata. Lo conservo ancora, naturalmente, perché appunto ce l'ho lì sulle mensole. Sicuramente nel video dello studio ci avete buttato l'occhio. E adesso abbiamo anche capito, mi sa che viene proprio da Bosco Mantico. Avevo 10 anni, non è che ho la memoria proprio, però sicuramente ne era nell'aeroporto di Villafranca l'esibizione. Mi sa che era qua. Ma visto che a voi di questo in effetti non me ne frega un cazzo, prendiamo il nostro barca aereo della Malavia Airlines e andiamo. Partiamo qua perché d'altronde siamo vicini a Verona. Vogliamo subito vedere questo aeroplanino. E poi, ecco, Verona, appunto perché ha un fiume, l'Adige, e voglio provare a navigarlo con questo coso. Tra l'altro, se non mi sbaglio, questo aeroporto di Bosco Mantico ha una pista, esattamente. Oddio, ma che cazzo è questo aereo? È una macchina. Ma sembra di essere sentito nella Clio di Jessica. Guarda, che figo. Tra l'altro, scusi, c'è Spike a pugno e la cloche. Però qui non c'è. Perché si nasconde ogni volta che gli facciamo il primo piano? Questo funziona normale, ok, mettiamo su di automatica. È bellissimo, ragazzi, non sembra una macchina qua dentro sto coso? Guarda, guarda il carrellino qua. Vedi, ci sono le ondine. Non sento più vibrare, ragazzi, mi sa che siamo partiti. Oh, cazzo! Quasimolo! Tira su. Porca troia. Perché non sale? Sali! Capito che sei una macchina convertita, però adesso mi sembra eccessivo. Allora, volevo capire, guardate. Up. Entra. Oh, cazzo. Ma non vola, sto coso. Adesso, guarda, siamo in modalità acqua e abbiamo finalmente preso un po' di quota. Attenzione però, perché io... Ma è lì il fiume? Arena di Verona. Ah, che figata. Andiamo a darci un occhio. Quello è l'aeroporto di Villafranca, il Catullo grande proprio. È l'aeroporto, diciamo, ufficiale di Verona. Che io all'inizio non trovo, ma perché non avevo capito che si doveva zoomare. Tutto qua. Adesso ci buttiamo dentro l'Adige con sto coso, perché voglio provare questa modalità. Adesso andiamo anche a trovare la mia vecchia casa, che tanto è vecchia, sono 10 anni. Ma cos'è questo? Attenzione, ben te godi. Chi è veronese, ragazzi? Fatemelo sapere nei commenti. Eccola lì l'arena, la vedo già.
Quindi questo qua è qua sotto, un po' vecchio, sarà il ponte di Castelvecchio, con Castelvecchio alla sinistra. E dopo c'è il ponte della Vittoria, che è molto vicino a dove vivevo io. Che spettacolo! Beh, adesso c'è anche un po' di panoramica. Attenzione, cos'è? C'è un palco, stanno preparando qualcosa, un festival bar. Ma io spero che... Vedo i ponti che sotto sono chiusi, quindi che cosa mi volete dire? Che se io adesso mi tiro giù nell'acqua... Intanto vediamo. No, ragazzi, sono chiusi i ponti. Cazzarola. Attenzione qua, dalle parti di Ponte Pietra. Su, su, su. Guarda, guarda, visto? Ma che c'è l'acqua alta qua, eh? No, zi, però. Lo so, Tic, ma devo saltare perché sennò ci schiantiamo nel ponte. Sto saltando. Bello questo aereo, guarda. Io speravo di poter percorrere il fiume, ma... Comunque questo aeroplanino è fenomenale, ragazzi. Mi piace un sacco. Ovviamente anche le texture del Lungadige qui non è che siano proprio... Vediamo se ci fa passare. Questo è il ponte Pietra. Là sopra c'è il castello di Re Teodorico, eh. Guardate, sono un ottimo veronese acquisito. Però mi sa che non passiamo attraverso il ponte, eh. Dovremmo cambiare i nostri piani. O magari è trasparente come gli altri edifici. Però non è bello così. No. No. Scusi. No, 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 no. Credo che... È il momento di far sul serio. Ora veniamo col Boeing. Che bello che è tornare a Verona anche solo con il giochino. Fa piacere. Un aereo, una barca e dentro sembra una macchina. Cioè, veramente, se ci metti un volante è una macchina. Pazzesco, ragazzi. Uno dei miei aerei preferiti, anche perché ti permette di esplorare anche all'interno dei porti. Ma noi non siamo qui per questo. Potremmo andare a Genova? Però pigliamo un aereo un pochettino più serio, perché questo qui va bene, è facile, perché è fatto apposta per andare anche sull'acqua. Ma riusciamo ad ammarare uno dei nostri Airbus? Non voglio prendere nessuna compagnia reale, che non voglio passare guai. Mi dicono, ma che fai, ci butti gli aerei? No, scusi. Pigliamo questo tutto giallo, che diciamo un colore molto da traghetto, quelli che partono da Pozzuoli sono così. Signore e signori, il comandante Malavia lancia quasi volo di rotto, vi dà il benvenuti a bordo di questo volo che non vola. Ricordiamo ai gentili passeggeri che tra pochi minuti arriveremo al porto di Genova. No, non ho dimenticato un pezzo di parola, volevo dire proprio porto di Genova. Siete pregati di rimanere seduti ai vostri posti e di non protestare, altrimenti vi buttiamo fuori come i Canadair, grazie. Ok, signori, pronti? No, non possiamo partire in retromarcia, Quasimolo. Attenzione, ma qui che cazzo è? Stavo di essere a Genova io, non a Dubai. Dove sono quelle robe lì? Siamo a 140, che famo? Ruotiamo? Quasimolo? Ok, Quasimolo. Bravo. Via il carrello. Adesso non so se ci... Ma che figata che è qua. Ecco, qua tra l'altro, vedi, porto, aeroporto, tutto insieme. Questa è una sede importantissima per l'economia della Malawi Airlines, perché il porto e l'aeroporto sono la stessa cosa, eh. Allora, io voglio capire se... Ma... Oddio, aspetta, queste mi sa che sarebbero navi. Visto dall'alto, sì, ci sono anche delle gru. L'unica roba tridimensionale sono gli alberi. Oh, aspetta, 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 però non dobbiamo scendere adesso. Via. Prendi un po' di velocità, per favore. Molto bene. Intanto godiamoci un po' di panorama e facciamo una bella viratina, perché mi piaceva di più il porto di là. Io ho una paura fottuta di calare sto coso in acqua, però, ragazzi. Ma penso e spero che sia normale. Signore e signori, il comandante Quasimolo di rotto informa che stiamo approcciando al porto di Genova. Vi ricordiamo di fare indossare i braccioli ai bambini, gli unicorni ai cretini e di mantenere le cinture di sicurezza allacciate, grazie. Sapete che forse ce la facciamo solo perché abbiamo i danni diminuiti per la questione del Mugello dell'altra volta. I flap li spariamo? Secondo me in questo caso sì. Voglio andare più vicino. Peraltro, perché non è acceso il monitor lì davanti a me? Non lo era prima? Non so, ho paura, forse mi sto flashando perché mi sto cacando sotto. Tra l'altro abbiamo ripreso quota. Carrello? Carrello lo apro. Si sa mai. Le gomme sono piene, galleggiano un pochettino. Oh, stiamo andando. Stiamo andando in acqua. Un po' di motore, zio. Un po' di motore, aeroplanino. Vai, dirigiti lì. Verso la costa, che almeno ci portano in salvo meglio. 100. Dritto, 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 dritto. Altro che fiume Hudson qua. Quasimolo tenta l'ammaraggio clamoroso. Siamo in acqua? Attenzione, Quasimolo. A giudicare da come si è fermato brutalmente, siamo in acqua, sì. Oh cazzo, stiamo affondando. Che figata però. Oddio,
metto un po' i brividi di sta scena. Anche perché l'aereo mi sembra realisticamente sotto l'acqua. Non si riesce a guardare sotto. Oddio, sì, è sceso rispetto a prima però, eh. Tutti al mare a cercare di planare. Non posso fare nulla, ragazzi. L'aereo non... Capito, basta con st'allarme, spegnilo. È una cosa voluta, no? Facciamo un po' di vacanza, il volo è lungo, ci fermiamo, una pausa. Non so se fa più paura stare dentro qua o guardarlo da fuori. È impressionante. Però in verità non dà tanta soddisfazione. Cioè l'aeroplanino che va anche sull'acqua è più divertente. Perché questo una volta che è a mari, si ferma. Sinceramente il moto aeroscafo privato del comandante Quasimodo di Rotto mi era piaciuto di più. E infatti adesso lo riprendiamo. Non ce n'è altri, vero, che vanno sull'acqua. A questo punto io credo che si possa appoggiare qualsiasi aereo sull'acqua. Però attenzione sempre al fatto che abbiamo i danni un po' limitati dall'altra volta che siamo andati al Mugello. Probabilmente senza, cioè con completi come siamo messi di solito, si distrugge l'aereo. A parte questo no, questo va. Aspetta che intanto qua facciamo come le rondini. Guardalo l'aeroplanino. Andiamo a fare un po' di rifornimento qua per bere. Ci abbiamo i depuratori a bordo. Vai, vai, touch and go. Tac. Oddio. È spettacolare sto coso. Anche qua, purtroppo, tutti i ponti mi sembrano murati. Attenzione, siamo un po' velocini, però. Immagino che questo non si faccia grossi problemi. Sta rivolando. Oh cazzo, no, ma è una muraglia cinese questo, non è un ponte. Evitalo, evitalo, evitalo. Vai, 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 devi accelerare tutto adesso. Stiamo sorvolando l'ingresso del porto di Bari, perché è molto carino. Di Bari. Però questo non deve rompere i coglioni, cioè noi qua stiamo facendo cose serie, non è che... Volta, passami sulla frequenza dei traghetti qua, che non me ne frega niente del traffico aereo. Siamo in modalità barca? Ok. Oddio, ma che è Mitsubishi? Ci sono i traghetti tridimensionali qua. Superfast.com. Oh, c'è una vera... Tra l'altro col coso dell'elicottero lì ce ne sono altre, aspetta. Allora, cerchiamo di non fratturarci le ginocchia. Ok. Ma sei spettacolare. Fantastico aeroplanino. E Renault Clio. Attenzione, virata. Vedi che sembra un po' una moto d'acqua. Diamo un po' di motore, andiamo sotto sotto lì. Questo porto ce lo permette. È un po' ammuffita quella nave. Da quanto è ferma? Amici baresi, voi sapete di navi ferme da secoli? Venturis Ferris. Esiste? Questa l'hanno appena recuperata dal fondale. Guarda che roba. Non lo so, non mi convince quella nave. Fa un po' horror. Voglio chiudere, ragazzi, togliendomi una... curiosità seria. Oh cazzo. Sono tra l'Italia e, diciamo, tra lo Stivale e la Sardegna. Una cosa veramente ansiogena, perché quando non si vede la terra è terribile. In ogni caso voglio provare con i danni completi stavolta, quindi non versione giro del Mugello, se in qualche modo possibile mettere giù l'aereo, questo qua, in acqua. Cosa che dubito fortemente. Provi a vedere cosa succede. Se ti dà tipo come incidente. È bello che non capisco una sega, perché c'era una nave, l'ho vista solo io. No, era solo una sfumaturina. Questa è la nostra ombra. Aspetta, 1000 metri. 500, 400, 300. Ok. Adesso comincio a vedere la texture del mare, quindi mi rendo un po' più conto. Ma secondo me, ecco, 60. Di solito... Ah, no. Non hai esteso il carrello di atterraggio, ma sai com'è? C'era il mare e di solito non funziona proprio così. Aspettavo un altro tipo di messaggio, sinceramente, perché se tu ti aspetti che io tiri fuori il carrello per atterrare sul mare, allora c'è proprio un problema del gioco. Però forse abbiamo scoperto un'incompletezza, diciamo, no? Che l'ammaraggio è una manovra prevista. Ovviamente noi non saremmo mai stati in grado di farla con un livello iper mega simulativo. Però il fatto che non ci sia proprio la possibilità, che addirittura ti dica guarda che devi aprire il carrello, ovvero nell'acqua... lo sapevo. Cioè, questa è una teoria di Quasimodo di Rotto. E quando, cioè, dice metto le gomme per così, che almeno fanno tipo gommoncino galleggia. Ma non è la realtà. Questa è solamente la sua laurea in entologia. Molto bene, signori. Dai, però mi sono divertito. E quell'aeroplanino, strada, aria, acqua, tutto. È praticamente i tre elementi. Lo potremmo chiamare quell'aereo. Bellissimo. Noi, un Airbus appena fuori Genova, l'abbiamo pure buttato dentro l'acqua. È bellino perché
cioè è affondato un po', quindi mi sembrava realistica come cosa. Beh, però non credo che, cioè, vedendo adesso, ma chi se ne frega, l'importante è divertirsi. E io vi ringrazio per averlo fatto insieme a me anche oggi, mi raccomando, lasciate un like se volete che Quasimodo torni con altre super avventure. Io dal canto mio vi abbraccio e vi aspetto nel prossimo, ma venite a trovarmi anche su Instagram, come sempre lo sapete già, trovate tutto sotto al video in descrizione. Ciao!